tutti e benvenuti nella mia cucina. Ho fatto tantissime ricette della rosticceria siciliana, ma mi ero accorta che ne manca una. O meglio, ne mancano ancora tante, però questa qua ve la devo proporre assolutamente. Sto parlando delle cartocciate catanesi. Gli ingredienti che ci occorreranno per l'impasto sono 250 g di farina zero. Io sto utilizzando questa qua per fare la pizza di grano tenero, pizza e focacce, quindi 250 grammi, e poi andrò ad utilizzare anche 250 grammi di farina Manitoba. Utilizzerò 50 grammi di strutto, 225 grammi di acqua, 10 grammi di lievito di birra fresco, 50 grammi di zucchero, 10 grammi di sale. Se necessario, aggiungerò anche un cucchiaio, massimo 2 cucchiai, di olio extravergine d'oliva, ma solo se è necessario. All'interno di una ciotola vado ad inserire le due farine. Con una marisa vado a mescolare in modo da farlo ossigenare. Dopo aver mescolato le due farine, mettiamo per un secondo da parte. Prendiamo l'acqua, i 225 g di acqua tiepida, e andiamo a sciogliere all'interno 10 g di lievito di birra fresco. Dopo aver sciolto completamente il lievito, riprendiamo la ciotolina con le due farine, creiamo un buco al centro e andiamo ad inserire l'acqua con il lievito. Iniziamo a impastare. Aggiungiamo anche lo zucchero. Facciamo assorbire la farina e dopodiché aggiungeremo il sale. Vedete? In questo modo aggiungiamo il sale. Facciamo incorporare il sale e per ultimo mettiamo lo strutto. Passo tutto sul piano di lavoro, così vedete anche voi l'impasto come si presenta. Ovviamente io ho dimezzato la dose della mia ricetta, però voi, se volete, aumentate. Se non volete utilizzare lo strutto, potete mettere la stessa quantità in olio extravergine di oliva. Ovviamente questa ricetta si fa con lo strutto. Ok. Allarghiamo l'impasto in questo modo e mettiamo lo strutto. Lo lavoriamo per bene l'impasto in modo da ottenere un composto liscio, omogeneo e ben incordato. Potete lavorarlo anche con la planetaria, io preferisco farlo a mano. Quando mettete lo strutto, l'impasto tende a slegarsi. Non vi preoccupate, è normale. Quanto riguarda il ripieno, varia. C'è chi lo fa patate würstel, c'è chi lo fa con spinaci e prosciutto, chi lo fa con
melanzane, pomodoro, tantissime varianti di ripieno all'interno. Io ne farò qualcuna diversa, di diverso tipo in modo da farvi vedere. Vedete che già l'impasto sta prendendo corpo ed è davvero morbidissimo. Bene, adesso formo una bella palla e lo metto a lievitare all'interno del forno spento con la luce accesa. Infatti io già avevo acceso la luce e lo faccio lievitare fino al raddoppio. Quindi vedete, una bella palla morbidissima. La ripongo all'interno di una ciotola e la copro con pellicola trasparente. Un'ora da quando ho messo l'impasto a lievitare, dobbiamo iniziare a preparare il ripieno, diciamo le varie farciture. Quindi inizio con le patate. Vado ad utilizzare le patate già fritte, quelle congelate, e le metto all'interno del forno. Ovviamente voi li potete anche friggere, io preferisco rimanere, diciamo, sul leggero. Bene, li vado a cuocere. Mi vado a preparare anche la mozzarella. Io utilizzo questa qua per la pizza. Evito di utilizzare l'altra perché l'altra rilascia tanto acqua, troppo acqua, mentre questa qua no, quindi utilizzo questa. La taglio in questo modo, spessa circa un centimetro. Gli ingredienti della farcia, non vi dico le dosi perché è in base comunque a quanto ne preparate voi. Io ad esempio già sto utilizzando una mozzarella che pesa 400 grammi, non vi dico le dosi del ripieno, fate voi insomma. Dopo averle tagliate in questo modo, le dobbiamo dividere in due parti, così. E faccio la stessa cosa con tutte le altre. Metto all'interno di una ciotola. Ne farò un paio di würstel e patatine, quindi vado a prendere i würstel. Allora, io vi devo dire la verità, a me i würstel non piacciono più già non so da quanti anni, saranno forse 15 anni che non mangio würstel. Però voglio farlo per farvi vedere appunto le cartocciate catanesi come vengono realizzate. Quindi ho comprato solamente questi tre würstel, pollo, suino e tacchino, senza glutine. Ho preso, diciamo, le migliori. Le ho pagate di più, però non va niente. Quindi ho preso poi quelli grandi, devono essere questi infatti, non quelli piccolini. Lo vado a dividere a metà, così. E lo lascio in questo modo, lo lascio intero. E poi quando vado a preparare le cartocciate, vado a tagliare il pezzo che rimane, che è in più. Quindi faccio la stessa cosa anche con questo. Ok, e anche con l'altro. Perfetto. Anche questo qua all'interno di una ciotola. Ok, e metto qui da parte. Patate sono pronte. Adesso andiamo a vedere l'impasto. Scorsa 1 ora e 30 minuti, l'impasto è pronto, è raddoppiato di volume come potete ben vedere. Adesso dobbiamo andare a preparare delle pezzature da 80/100 grammi. Sul piano di lavoro metto un leggero spolvero di farina, così. Vado a capovolgere l'impasto, scende da solo ovviamente. E adesso
vado a fare un taglio, ma non tutto, fino a metà. Ok, così. E lo vado ad allargare formando un salsicciotto. E adesso vado a fare le pezzature. Quindi li vado a fare da 100 grammi. Dopodiché formo una palla. Chiudo la parte finale, la parte sotto. E la adagio sul piano di lavoro con un po' di farina sotto e continuo a fare tutti gli altri. Ecco, dobbiamo ottenere una bella palla liscia, vedete? Tra una pallina e l'altra lasciamo un pochino di spazio. Portiamo tutto verso l'interno, così. E poi diamo una bella pirlatura. Ecco, non riuscite a fare in questo modo, potete con le mani portare tutto verso l'interno, così, se vi viene più semplice. Così, e poi chiudere. Vedete? Quindi ne ho ottenuto 8 da 100 grammi e una da 57 grammi. Con questa qua poi vado a fare una pizzetta o una focaccina o una mini carrocciata. Ok, adesso copro con un sacchetto, la pellicola, quello che avete. E li facciamo riposare per 15 minutini. Bene, sono trascorsi 15 minuti, mi sono anche seduta perché ho male alla schiena. E adesso iniziamo a prepararle. Prendiamo la prima che abbiamo fatto, la prima pezzatura, la prima pallina. Le altre le copriamo. Così riuscite a vedere come si preparano. Allora, una volta presa la pallina, la dobbiamo schiacciare con le mani in questo modo. La allarghiamo un pochino, così. E c'è chi usa il mattarello, io preferisco di no. Quindi, una volta che l'abbiamo allargata, iniziamo. Farò questa wurstel e patatine. Quindi prendo come prima cosa il wurstel, lo divido a metà e lo metto qui, così. Ok, poi metto la mozzarella, un bel pezzo qui sopra. Giro la camera così vi faccio vedere. Vedete? Adesso metto un po' di maionese. Così. Un po' di ketchup. Ok. E chiudo con le patatine. Dobbiamo fare una bella cartocciata, ovviamente. Ok, per chiudere dobbiamo prendere i lembi, questo, e
chiuderlo in questo modo. Questa è la mia cartocciata, guardate che bella. Adesso la riponiamo all'interno della teglia rivestita con carta da forno. Prepariamo un'altra, diversa ovviamente, così vi faccio vedere tutte le tipologie. Facciamo sempre il solito lavoro, prendiamo la pallina e la schiacciamo. Allora, in questa metto il prosciutto. Poi metto la mozzarella. Poi metto un po' di pesto di pistacchio. Mescolo un attimino perché c'è l'olio. Questa qua ovviamente è per mia sorella. Lei ama il pistacchio. Ok, quindi pesto di pistacchio. Granella di pistacchio. E ovviamente le patatine gliele mettiamo anche. Ok. Un altro po' di farina di pistacchio sopra e andiamo a chiudere sempre nel solito modo. Così. Guardate. Le faccio vedere un altro tipo, quindi sempre il solito. Ma questa la farò per mio padre, quindi qui dentro abbiamo la verdura, segale si chiama, da noi biletti, che ho messo con un giro di olio e ho passato in padella per qualche secondo. Adesso li mettiamo qui, proprio al centro. Quindi prendo un bel pezzo di salsiccia, tolgo il budello e glielo metto qui. Ovviamente la mozzarella. Quindi faccio diversamente. Ok. Così. E poi la vado a chiudere al solito. Guardate. Bene, adesso io mi continuo a fare tutti gli altri. Una volta averli preparati, li facciamo riposare per 20-30 minuti. Scorso il tempo di riposo, siamo pronti per infornare, però prima diamo una bella spennellata di tuorlo e latte, un tuorlo con 20 ml di latte, così. Quindi vado ad infornare a 180 gradi, forno preriscaldato, ventilato, e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Sono trascorsi 20 minuti circa, sono pronti, li ho tirati fuori dal forno. Guardate che meraviglia! Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso andiamo a tagliare a metà e vi mostro come si presenta al suo interno. Guardate, guardate come fila, che meraviglia. Gino, Ah, sei pronto per fare questa prova assaggio di pronto, queste cioè, ma meravigliose nemmeno qua. cartocciate catanesi? Che si mangiano da così o Sì, no, sì, cotalenda. tradenda. Ecco. Mano. Aspetta che togliamo sto zucchero di qua. Mano, mano. Vediamo Dai. la serviettina. Su. Sì, va Quello bene. è figlia. Questo aperto.
Che tu qua? Sì, perché l'altro è da Alessandra. Ma chi c'è da dire? Tu mangia. Mangio le cose come piacciono. Ti piacciono, mangi. Sicuro. Sicurissimo. Non abbruciano. Non abbruciano. Proviamo. Proviamo. Mi come file, chi è? Ciuca è? Come all'altra. Stava cadendo in terra. Stava! Ti mano mordila. Io non la mano addormentata. E ci provo un'altra volta, proprio come sai, perché io non lo posso vedere. Certo. Com'è? Buono sape. Buono sape? Come mai? E che ne faccio? Se va bene, ma... Allora, buono è? Per davvero? Per davvero, per davvero. Opa! Oh! Va bene, dai, saluta. Ciao, ciao. Ciao. Prendete il caso buono per davvero, senza babbeare. Sì, vabbè, però prima ingoia e poi parli, ciao. Avanti, Io ti ho già messo qua. Oh, bella madre, ciao. Mamma. Ciao. 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 Ciao, ciao.